Buongiorno a tutti e a tutte. Eccomi di nuovo a voi, ben trovati a chi mi segue già da un po' di tempo, benvenuti a chi ha intercettato ora il mio canale. Io sono Antonella Marinelli e questo è il mio canale YouTube in cui racconto un po', ecco, del mio lavoro di intrecci in genere. Io mi occupo di filati, faccio manufatti in lana soprattutto. Il mio laboratorio si chiama I Campi di Mais. E nella descrizione del video vi metterò il link, così se avete piacere andate a vedere. E questo è il mio podcast Intrecci di fili e di parole. Oggi, come avete potuto vedere diciamo, dall'incipit di questo video, parlerò di lavanda. Questa è la lavanda del mio giardino. E sempre di intrecci si tratta perché faremo magari dei fusi di lavanda e anche un oleolito di lavanda. Io non so voi, ma io lo adoro questo fiore. Ogni anno in questo periodo aspetto con ansia la fioritura perché proprio mi piace questo colore, così appunto lavanda, e l'odore poi che emana, specialmente la mattina, è veramente. Non so come dirlo, è proprio magica. E poi diciamo che ci sono doppiamente legata perché mi ricorda un po' la mia infanzia. Io quando ero piccola e in vacanza andavo a casa dei miei nonni e loro nel retro della casa avevano un giardino roccioso e sopra queste rocce c'erano queste immense piante di lavanda che proprio coloravano tutta la parete e odoravano tutto l'esterno della casa. E con mia nonna ci mettevamo appunto lì, seduti sui gradini del giardino, a fare fusi di lavanda. Quindi questo un po' mi riporta anche indietro nel tempo. Naturalmente con la lavanda, non si fanno soltanto fusi, non si utilizza soltanto per profumare gli ambienti, ma è un fiore edibile, quindi si può anche mangiare. Per cui ci si può fare la marmellata, per esempio, oppure gli sciroppi, appunto l'oleolito. La lavanda è, diciamo, è rilassante, ha poteri rilassanti e anche emollienti, quindi è buona anche per le scottature, per i rossori della pelle, per le screpolature e per esempio per i mal di testa, quelli diciamo da stress, quelli da caldo, quelli da stanchezza. Se la sera, ecco, vi assalgono questi mal di testa, basta che mettete un po' di oleolito di lavanda in un batuffolo di ovatta, ve lo massaggiate sulle tempie e sulla fronte e vedrete che il mal di testa vi passerà. E così come pure per, diciamo, per facilitare il sonno, basta mettere dei fiori di lavanda dentro un sacchettino e metterli sotto il cuscino, perché l'odore proprio diciamo, aiuta a prendere sonno, ecco, quindi soprattutto per i bambini è abbastanza rilassante. Comunque, bando alle ciance, iniziamo con il fare l'oliolito, per esempio. Per fare l'oliolito, di cosa avete bisogno? Di un barattolo, di olio. Io uso l'olio di semi o di girasole o di mais, invece l'olio d'oliva va bene lo stesso, però l'olio d'oliva, diciamo, è già abbastanza corposo di suo, invece, scusate, l'olio di semi è più leggero e quindi l'odore della lavanda si sente di più, ma questa è una questione di gusti. Quindi come si fa? Si mettono i fiori di lavanda appunto nel barattolo e mi raccomando, della lavanda non si butta niente. Quindi gli steli della lavanda teneteli perché poi vi faccio vedere che cosa ci si fa. Quindi ecco, prendiamo appunto questi fiori, li mettiamo nel barattolo. L'oliolito di lavanda, dunque, quando lo fate abbiate insomma cura di non prendere la lavanda in posti insomma inquinati, ecco. Tradotto, non cogliete la lavanda nei giardini pubblici,
Uno, perché insomma, se tutti cogliessero lavanda, poi non si vedrebbero più queste bellissime macchie di colore in questi giardini e non si sentirebbe più questo odore rilassante. Due, perché comunque nei giardini in ogni caso c'è smog, perché ci passano le macchine, eccetera, quindi non è consigliabile utilizzare quella lavanda per questi usi, soprattutto perché insomma poi l'oligoto lo metteremo nella pelle, quindi insomma stiamoci attenti. Se non avete modo, perché magari non ce l'avete in giardino, potete comprare, acquistare, diciamo, l'oleolito in erboristeria, oppure, cosa più carina da fare, vi trovate uno dei tante, delle tante coltivazioni di lavanda che ci sono anche in Abruzzo, cominciano a starci, e passate, insomma, un bel pomeriggio in queste coltivazioni e magari acquistate direttamente dai produttori, e così non solo aiuterete la loro economia, ma magari imparerete anche tantissime cose, perché nel frattempo sentirete i racconti di questi produttori, che è sempre bello, no? Ascoltarlo e ascoltare altri punti di vista e altre cose. Quindi, insomma, se non avete modo di coltivarla a casa o non l'avete in un vaso, eccetera, approfittate, prendetevi del tempo, perché naturalmente per fare queste cose, sia per fare l'oleolito che comunque avete bisogno di tempo, quindi queste cose non si fanno, diciamo, inserendole tra mille impegni e neanche con l'orologio in mano, perché come vedete vi dovete prendere del tempo per rilassarvi, altrimenti non ha senso, insomma. Quindi è un regalo che ci si fa, ecco. Quindi dunque io intanto ho messo i miei fiorellini nel barattolo, quindi prendiamo l'olio e lo versiamo fino a riempire completamente i fiorellini. Ok, quindi una volta fatto questo, chiudiamo il barattolino. E lo teniamo, diciamo, lo lasciamo in un posto buio e asciutto per 40 giorni. In questo lasso di tempo i principi nutritivi della lavanda verranno assorbiti dall'olio e quindi potrete utilizzarlo. Diciamo, dopo 40 giorni lo filtrate e lo mettete, se avete possibilità, in delle bottigliette scure oppure in bottigliette chiare o in vasetti normali, e magari metteteli in un sacchetto, così rimangono comunque al buio e non si deteriorerà l'olio. I fiori che filtrerete non li buttate, perché comunque se la lavanda è pulita, non li buttate, perché sono buoni o da utilizzare, per esempio, mettendoli nell'impasto del ciambellone oppure facendoci delle frittate. Comunque si possono utilizzare. L'impasto del ciambellone, magari mettetecene pochi, insomma, un cucchiaino, giusto per dargli quel tocco di sapore in più, così come anche nelle frittate, perché come tutte le, diciamo, le erbe, diciamo omeopatica, ecco, se se ne usano in grandi quantità, poi acquistano un sapore quasi di medicinale, quindi insomma non ne usate tante, però quel poco che basta per una cosa sfiziosa, ecco. Dunque, adesso invece passiamo a fare i nostri fusi di lavanda. Per fare i fusi di lavanda, dunque abbiamo bisogno degli steli, appunto, della lavanda. Li puliamo, li togliamo quindi tutte queste fogliette che ci sono, eventualmente, quindi lo stelo deve essere pulito, e li prendiamo a numeri dispari. Io ve lo farò con 7, con 7, può essere fatto con 9, insomma, come lo volete grande. Con 7 è la misura giusta, secondo me. Non sono piccolissimi, ma non sono neanche grandi. Questo perché? Perché siccome diciamo ci si passa il nastrino a mo' di tessitura, e quindi si tesse proprio come la tessitura, il nastrino passa una volta sopra, uno stelo passa sopra e uno stelo passa sotto, per finire appunto regolare, per finire preciso con quello di inizio, bisogna che siano dispari. Quindi io ne faccio 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne manca uno. Allora, sono 7. Una volta che li avete puliti, li mettete, diciamo, pari, fate proprio il mazzolino pari.
Poi prendete un nastrino, può essere anche una cordicella, comunque un filo di qualunque colore. Io ho usato questa fettuccia, diciamo, color verde acqua, colore che adoro. Oppure verde Tiffany, non so, quest'anno va di moda questo colore e a me è sempre piaciuto comunque. Ecco, allora, quindi fate un nodino proprio all'inizio del mazzetto per tenere fermo il filo e a questo punto abbassate gli steli, capovolgete il mazzetto naturalmente e abbassate gli steli diciamo a tra virgolette coprire i fiorellini, quindi tutti intorno ai fiorellini fate scendere gli steli. Verrà una cosa di questo tipo. Ora prendete il nastrino e faccio vedere. Lo passate, vedete? Questo è il nastrino, questo è lo stelo, quindi a questo ci passa sopra e lo copre e questo ci passa sotto. Proprio come una tessitura. Quindi a questo ci passa sopra e a questo ci passa sotto. A questo sopra. E quindi continuate così per tutto il giro, uno sopra e uno sotto. Ecco qua, dopo un po' di giri, questo è il lavoro che viene. Vedete? Uno sopra e uno sotto alternato, quindi dal secondo giro lì dove è passato sopra passerà sotto e viceversa. Ora, siccome questo sarebbe dovuto diventare un fuso, quindi in questo caso continuate a fare sotto sopra fino alla fine dei boccioli per poi chiuderlo, ma nel frattempo mentre lo facevo ho deciso che diventerà un cestino, così vi farò vedere anche la variante del fuso. Quindi arrivato circa a metà. Si capovolge di nuovo, vedete? Si dividono i mazzettini, si lascia fuori, diciamo, quello dispari, che poi toglieremo. Si divide il mazzettino, vedete? 3 e 3, si piega. Ed è proprio diventato un cestino. Quindi prima di tagliare le eccedenze ci passiamo il filo intorno allora vediamo un po' ci facciamo una specie di nodo così intanto lo blocchiamo ok. Quindi ci giriamo intorno con il filo. Adesso possiamo tagliare le eccedenze che non ci danno più fastidio. Tagliamo anche i dispari. Ok. Continuiamo con il giro. A
questo punto, per fermare il filo, facciamo, magari ci facciamo un fiocchettino. Ecco qua. Io lo trovo molto carino e soprattutto se, non so, volete stupire i vostri ospiti nei picnic estivi, magari facendo dei segnaposto e che poi ognuno porterà a casa come ricordo e comunque ecco, lo appenderà a un angolino ed è anche decorativo, insomma, io lo trovo abbastanza carino. Come vi dicevo, con gli steli non li buttate, perché una volta che li avete, adesso vi faccio giusto, li unite in questa maniera, e li girate avvolgendoli con un nastro. Io ho fatto già, mi sono preparata l'esempio. Vedete? Quindi gli steli sono comunque utili perché gli steli continuano a profumare, sono profumati proprio come i fiori e quindi e inoltre vi fanno, io l'ho diciamo avvolto con un nastro e voi potete metterci poi magari altri ciuffetti o potete farci addirittura un acchiappasogni, quindi insomma i modi di utilizzo sono diversi e poi vi può ridare un angolo di casa oltre che profumarlo. Se volete approfondire di più sulla lavanda, sugli usi, lo scambio di ricette e anche sui vari modi di utilizzare di fare oggettini con la lavanda, il 21 di luglio, che è mercoledì prossimo, alla Vigna di More, alla tenuta vinicola di Adriana Tronca, Vigna di More a Goriano Valli, in provincia dell'Aquila, faremo un evento proprio sulla lavanda, quindi in uno scenario bellissimo. Poi vi metterò tutti i link nel testo della pubblicazione di questo video e passeremo un pomeriggio appunto a intrecciare lavanda in vari modi, a diciamo scambiarci ricette e Adriana ci preparerà un buonissimo aperitivo a base di prodotti locali tra l'altro e assaggeremo anche i suoi buonissimi vini. Quindi vi aspetto, vi metto il link anche dell'evento e naturalmente è gradita la prenotazione anche per organizzarci meglio sulle cose da portare. Quindi che dirvi? Mi auguro che vi sia piaciuto questo video così in estemporanea fatto al giardino di casa e mi auguro che il profumo di lavanda vi sia arrivato. E quindi ecco, abbiamo fatto l'oleolito di lavanda, il cestino di lavanda e abbiamo recuperato gli steli con la ghirlanda. Per cui che dirvi, grazie, grazie di tutto. Questi giorni sto ricevendo tantissime adesioni al mio canale e di questo sono molto contenta e sono molto grata. Vi ringrazio tantissimo, mi state scrivendo dei commenti veramente molto belli, molto, insomma, mi emoziono tanto e mi fa piacere che le mie, insomma, i miei racconti vi piacciono, quindi ci vediamo al prossimo video e buona giornata a tutti. Ciao!